Ciao ragazzi e benvenuto, sono Marco Trisamota di Tante Tanks Ideas. Oggi volevo usare velocemente questa bottiglia che uso per catturare le mie neocaridine quando le voglio vendere o regalare o spostare da acquario a acquario. Come potete vedere, ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qua dentro. In pratica questa qua è una trappola molto semplice da fare, basta prendere la bottiglia, tagliarla a metà e metterla a punta dentro la parte finale della bottiglia e quindi loro entrano, ma entrano molto facilmente, ma essendo che è tutta la bottiglia scivolosa, seconda cosa, visto che il becco è piccolo, non riescono, alcune ovviamente escono, ma la maggior parte non riescono a uscire dalla bottiglia. Quindi questo è un metodo molto efficace per catturarle. Io poi per invogliarle a entrare metto anche del cibo, così rimangono dentro senza farsi domande. Ecco, una cosa che vi consiglio però è di mettere qualcosa oltre alla bottiglia, metterci dentro anche forse una foglia di catappa, della lana di perno, roba del genere, così loro hanno qualcosa su cui aggrapparsi. Se no qua continuano ad andare, però non si aggrappano a niente e si nervosiscono. Quindi qui ho sbagliato a farlo, ma se voi dovete farlo, fatelo giusto, ecco. Bene, ora toglierò la bottiglia e la sposterò nel mio altro acquario, visto che ora inizierà a fare caldo, sta iniziando a esserci l'estate, e quindi li metterò in quest'altro acquario qua, che ha questo marchingegno che raffredda l'acqua, cioè anche sensore di temperatura, che raffredda l'acqua, quindi questo caridinaio dovrebbe essere migliore durante l'estate, dato che manterrà una temperatura di 24 gradi Celsius e le neocaridine non gli piace quando si superano i 25 gradi Celsius. L'anno scorso, che non avevo un raffreddamento, ho anche assistito a vari suicidi e morti, e quindi quest'anno volevo evitarlo creando questo marchingegno. Seguirà un altro video in cui vi spiegherò come funziona, come l'ho programmato. Ho usato un Arduino. Che cosa sto usando per raffreddare, che è una cera di Peltier, ma ve lo spiegherò un'altra volta. Io questo qua è l'acquario, ci sono anche le due bottiglie per rabbocco automatico dell'acqua, quindi boh, comunque seguirà un altro video spiegandovi queste cose. Bene, con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata. Sì, il video oggi è stato veloce, ma boh, iscrivetevi così potrete essere aggiornati ai miei nuovi video e alle mie nuove spiegazioni e niente. Ci vediamo la prossima volta.